Abbiamo visto come un numero complesso può rappresentare un fasore, che a sua volta può rappresentare una grandezza ad andamento sinusoidale. A prescindere da questo fatto, comunque risulta importante in elettrotecnica ed in elettronica saper operare con i numeri complessi, perché in molte situazioni vengono utilizzati, soprattutto nel caso di reti elettriche in regime sinusoidale. Riprendiamo quindi la rappresentazione dei numeri complessi, consideriamo un numero complesso C1, lo rappresentiamo con in questa forma, C1 accompagnato da un puntino per ricordarci che si tratta di un numero complesso. Questo può essere rappresentato in vari modi e tutti fra di loro ovviamente equivalenti. Le rappresentazioni possono essere del tipo C1 per E elevato alla J φ. Questa è la rappresentazione in notazione polare esponenziale, altre forme di rappresentazione, altre notazioni possono essere del tipo, tutte fra di loro, ripeto, equivalenti, C1 simbolo di angolo φ. Questa è una rappresentazione in notazione polare, modulo e fase. Oppure, continuando nelle rappresentazioni, possiamo avere C1 espresso in parte reale e parte immaginaria, C1R più J C1 I, e questa è una rappresentazione in notazione cartesiana. Nelle notazioni che abbiamo utilizzato, C1 rappresenta il modulo del numero complesso. La lunghezza del vettore rappresentativo del numero complesso, φ ne rappresenta l'argomento, cioè l'angolo che il numero complesso forma sul piano di Gauss, reale, immaginario. Questo è il nostro numero complesso C1, il modulo rappresenta la lunghezza del vettore e l'argomento, l'angolo φ, che forma con l'asse dei reali, misurato positivamente, procedendo in senso antiorario dall'asse dei reali. Le altre rappresentazioni, C1R e la parte reale del numero complesso, che non sarebbe altro che la proiezione del vertice del vettore rappresentativo del numero complesso sull'asse dei reali, e C1I è la parte immaginaria, e cioè la proiezione del vettore sull'asse degli immaginari. Queste rappresentazioni, ovviamente, abbiamo detto che sono equivalenti, e abbiamo le consuete formule di calcolo per passare da una rappresentazione
all'altra, che ci dicono che C1R sia uguale a C1 per il coseno dell'argomento φ, C1i sia uguale a C1 per il seno dell'argomento φ, e questo ci consente di passare da forma da notazione polare verso la notazione cartesiana, e l'altra trasformazione invece ci consente di fare l'operazione inversa, dove abbiamo C1 uguale alla radice quadrata di C1R al quadrato più C1i al quadrato, e l'argomento φ sia uguale all'arco tangente del rapporto tra la parte immaginaria C1i e la parte reale C1R. E queste formule di trasformazione ci consentono di fare la trasformazione inversa da notazione cartesiana verso la notazione polare. Adesso richiamate questi procedimenti generali, vediamo come effettuare effettivamente le nostre operazioni. Quindi partiamo dalla somma. Somma di due numeri complessi. La notazione più comoda per eseguire la somma di due numeri complessi è la notazione cartesiana. Quindi supponiamo di avere due numeri complessi, C1 sia C1R più JC1I e sia C2. Un altro numero complesso, C2R più JC2I. La somma dei due numeri complessi si ottiene semplicemente, chiamiamoci 3 il numero complesso dato dalla somma di C1 più C2. Questo sarà a sua volta nella forma parte reale più J parte immaginaria, dove la parte reale sarà data dalla somma delle parti reali, quindi avremo C1R più C2R. E la parte immaginaria sarà data a sua volta dalla somma delle parti immaginarie, quindi C1i più C2i. Quindi vedete che è molto semplice calcolare la somma dei due numeri complessi se i due numeri complessi sono espressi in notazione cartesiana. Se ciò non fosse, dovremmo semplicemente utilizzare le formule di trasformazione da notazione polare per ottenere le notazioni cartesiane di partenza. Vediamo adesso l'altra operazione molto simile, che è quella della differenza di due numeri complessi. Anche qua supponiamo di avere un numero complesso C1 espresso in notazione cartesiana, quindi sempre parte reale più J parte immaginaria, e un altro numero C2
C2, anch'esso in notazione cartesiana, parte reale più J, parte immaginaria. Se vogliamo calcolare la differenza, abbiamo che anche in questo caso la notazione cartesiana è quella da preferire, in quanto il numero complesso C3, data dalla differenza dei due numeri complessi C1 meno C2, che anche lui espresso in forma cartesiana sarà nella forma parte reale e par più j parte immaginaria, avrà una parte reale data dalla differenza delle parti reali e una parte immaginaria data dalla differenza delle parti immaginarie. Quindi vedete anche in questo caso il calcolo è molto semplificato, è molto semplice se appunto abbiamo le notazioni cartesiane. Anche in questo caso, se ciò non fosse, prima effettuiamo la trasformazione da notazione polare a notazione cartesiana. Continuiamo a vedere le operazioni passando al prodotto di due numeri complessi. Per il calcolo del prodotto, invece, la notazione più comoda da utilizzare risulta essere quella polare. Quindi supponiamo di avere adesso i due numeri complessi C1 espresso in forma polare come modulo C1, argomento C1, e il secondo numero complesso C2, anch'esso espresso in notazione polare, come modulo C2, argomento C2. Noi vogliamo calcolare il numero complesso C3, anch'esso da ottenere in notazione polare C3, modulo e argomento C3. Questo risulta essere anche in questo caso facilmente calcolabile, dove il modulo C3 è dato dal prodotto dei moduli C1 per C2 e l'argomento Φ3 è dato dalla somma degli argomenti Φ1 più Φ2. Quindi vedete in questo caso la notazione da utilizzare è quella polare, e ci consente un calcolo molto semplice. Vediamo l'ultima operazione, quella di divisione di due numeri complessi anche in questo caso la notazione più comoda è quella polare, quindi riutilizziamo la stessa notazione che abbiamo utilizzato per il prodotto, quindi la stessa notazione C1 e C2 in notazione polare. In questo caso vogliamo calcolare il numero complesso C3 dato dal rapporto di C1 diviso C2. Questo sarà espresso nella notazione polare C3 argomento Φ3, dove
Il modulo C3 sarà dato dal rapporto dei moduli C1 diviso C2 e l'argomento Φ3 sarà dato dalla differenza degli argomenti Φ1 meno Φ2. Quindi vedete che anche in questo caso, se partiamo dalla notazione polare per i numeri complessi di partenza C1 e C2, il calcolo del numero complesso C3 dato dalla divisione di C1 e C2 risulta molto semplice. Il numero complesso C3 presenta modulo dato dal rapporto dei moduli e argomento dato dalla differenza degli argomenti. Nel prodotto abbiamo appena visto che le cose sono le stesse, per i moduli si esegue la stessa operazione effettuata tra i numeri complessi, quindi il modulo del prodotto è dato dal prodotto dei moduli e in questo caso l'argomento del prodotto è uguale alla somma degli argomenti.